Questa è la mia ricetta ispirata alla tradizione, al benessere e alla competenza, dedicata a tutti gli amici del Kenwood Club e di Kenwood. Allora Monica, come al solito ti chiedo aiuto. Ma certo. Qui abbiamo 200 g di farina, semola. Qui abbiamo 60 g di tuorlo d'uovo e 100 g di albume. Molto bene. Ok, che possiamo iniziare a impastare. Ok. Questa è una ricetta per me è diventata tradizione. Se la vogliamo vedere a tutti gli effetti è l'innovazione estrema della cucina italiana. Per cui innovazione e tradizione. E soprattutto direi che è una dedica che faccio al mio secondo padre, al mio grande maestro che è Ugo Gualtiero Marchesi. Facciamo un raviolo aperto per il senso della pasta all'italiana. Il raviolo, ribadisco, da piccolo chiuso, a un certo punto lui lo prese e lo fece una sfoglia un po' più grande e aprì il raviolo per concentrare tutto il gusto e il profumo nella farcia. Allora qui stiamo impastando con la cappa. Molto bene. Ok. Eccola qua, chef. Perfetto, questo Prego. È il colore e anche qui vi garantisco il profumo di pasta fresca è incredibile. Stacchiamo due foglie di prezzemolo, le schiacciamo leggermente alla base, per cui pigiamo qua in maniera forte, poi su tutta la foglia, così esce totalmente l'acqua. Lo facciamo così anche con l'altra foglia, quindi abbiamo due foglie di prezzemolo, per cui adesso possiamo tirare la pasta, chef. Possiamo tirarla. Quindi l'ho già montato sulla presa frontale, il nostro tirapasta, basta solo impostare la velocità e gli scatti sono gli stessi, dallo 0 fino al 9, decida lei. Cominciamo naturalmente dallo 0, cominciamo a stringere. Questo è un piatto che presenta anche nel suo ristorante? L'abbiamo avuto in carta, parte in tavola ce l'ho sempre nel cuore, visto il rapporto che c'era con il signor Marchesi. Allora, qui abbiamo la pasta sottile. È arrivata fino al numero 7. Numero 7. Questa è l'operazione più difficile. Più difficile, all'apparenza facile, però la differenza poi viene fatta naturalmente dalla macchina con cui tiriamo la sfoglia. Quindi lei sta appiccicando le foglie. Adagiamo le due foglie di prezzemolo. Questa parte che è la più umida la adagio, ritaglio un rettangolo più o meno, dobbiamo allargarlo leggermente perché altrimenti sarebbe troppo fine. Adesso possiamo mettere leggermente un po' di farina. Ok. Adesso qui è molto delicata perché dovrà praticamente trasparire da una parte e dall'altra. Perfetto. Qui abbiamo già preparato quello verde, che è quello che va sotto, che è un po' più piccolo. Poi invece quello giallo, che è la parte che va sopra. La precisione in cucina credo sia la base della ricetta e del gusto. Quindi lei centra la foglia. Esatto. Ok, e poi la riquadra. Ok. Adesso qui abbiamo preparato le nostre sfoglie, abbiamo naturalmente aggiunto quella verde con lo spinacio e quella bianca. Qui cominciamo a mettere un filo di olio a scaldare. Ho preparato dell'acqua bollente salata. Nell'olio aggiungiamo capesante e tre filetti di sogliola, pizzico di sale, un goccio di succo di zenzero. Volendo possiamo aggiungere anche un goccio di vino bianco all'inizio facendolo evaporare per dare ancora un tocco di acidità. Scoliamo il nostro pesce, recuperiamo il fondo di cottura, facciamo ridurre leggermente. E poi la cosa particolare per quell'epoca, dove un pesce così delicato e bianco come capesante e sogliola veniva abbinato poi a una salsa montata con una noce di burro. In questo caso il burro non soffrigge ma aiuta a dare cremosità e delicatezza. Questa è la salsa montata, quindi basta la parte liquida del succo del pesce, lo zenzero, poi una noce leggera di burro e poi cos'altro manca, cosa più semplice, cucinare le nostre sfoglie in acqua bollente salata. Anche questa salsa bianca è tradizionale. Beh, questo è un po' ripreso dal beurre blanc francese. Infatti,
però col tocco che il maestro aveva per quello che era la sua sensibilità, il suo palato, quindi anche l'innovazione con questo zenzero che alla fine dava la tonalità a tutto il piatto. Allora io direi che questo va bene. Questa era l'operazione che facevo nella cucina, per cui venivano tolte dall'acqua bollente. Noi adagiamo su foglio di carta assorbente la nostra sfoglia. Aggiungo il pesce per napparlo appena appena con la sua salsa per farlo insaporire. Mettiamo la sfoglia. Aggiungiamo pezzi di sogliola e di capasanta. È un'opera d'arte questo piatto, sembra un quadro. È un'opera d'arte e soprattutto è molto buono, sì. Che è la base della grande cucina. Ed eccola qua, la nostra sfoglia. Ci tengo a precisare appunto il senso di questo piatto, è perché nella sua modernità questo piatto ha tracciato una nuova linea della cucina italiana. Meraviglioso. Grazie, chef. Ci vediamo alla prossima ricetta. Grazie. Grazie.